Da 150 a più di 350 milioni, in solo 20 anni nel mondo le persone affette da diabete sono più che raddoppiate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima una crescita dei pazienti fino a 600 milioni entro il 2030. 500.000 sono le persone con diabete che vivono nella regione Campania. Di fronte a questi numeri, il coordinamento delle associazioni di pazienti diabetici della regione, con la referente Fabiana Anastasio, ha promosso a Napoli il secondo incontro delle federazioni di pazienti della macroarea del Sud Italia, una due giorni congressuale per la costruzione della rete diabetologica in grado di disciplinare i percorsi e ottimizzare funzioni e risultati. Le associazioni di pazienti propongono, e chiaramente un sistema politico come questo, gestito da un uomo come il Presidente, che si assume in prima persona la responsabilità di quello che dice, per noi, per il paziente, è fondamentale, è inutile negarlo. La sanità è determinata dalla politica. La rete in Campania sono sicura che nascerà. Due anni fa il Presidente ci disse che avrebbe aperto i CAD territoriali ed è stato fatto. Adesso bisogna metterli in rete, bisogna ottimizzare tutto quello che il CAD significa. Intervenuti all'incontro il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e Ugo Trama, responsabile regionale per le politiche del farmaco. Abbiamo deciso di realizzare una rete territoriale di centri antidiabete, uno ogni 100.000 abitanti. Ormai siamo al raggiungimento di questo obiettivo. Abbiamo ormai 99 centri antidiabete. Veramente è una rete straordinaria con la quale stiamo affrontando il problema. Sta cercando anche attraverso la facilitazione con anche bonus ai bambini per fare attività sportiva, attraverso l'insegnamento a corretti stili di vita, a prevenire quello che è una patologia che è fortemente inficiata da queste condizioni di salute che possono solo aggravare lo stato del paziente diabetico rispetto a quella che è la condizione di altri assistiti.